Ogni grande opera richiede un'ouverture adeguata. Noi ce la possiamo permettere, un'ouverture in senso musicale, per la semplice ragione che abbiamo un fiore all'occhiello. Oddio, per la verità, i Ghislieri di fiore all'occhiello ne ha parecchi. Se ce le appuntassimo tutte, le nostre giacche cadrebbero sotto il peso di un bouquet. Ma in realtà questo è un fiore di cui andiamo particolarmente fieri, il Ghislieri Musica, una struttura nata una decina d'anni fa, quasi per scherzo, per scommessa, dal talento di un giovane alunno, che ne è diventato poi il leader indiscusso, ma che ha percorso un lunghissimo cammino che attualmente la sta portando a livelli veramente insperati. L'ensemble in residenza, Ghislieri Choir and Consort, è uno degli ensemble oggi più apprezzati della sua generazione, si esibisce in tutta Europa e dal 2010 incide per Sony International. Il collegio inoltre incoraggia lo sviluppo dei migliori ensemble emergenti di musica antica attraverso un progetto di cooperazione europea chiamato EEE Merging, in partnership con una rete di enti musicali ed università europee di eccellenza. Gli studenti del collegio inoltre hanno la possibilità di partecipare attivamente all'attività musicale attraverso un programma didattico per amatori, il coro universitario del Collegio Ghislieri, che offre anche corsi di tecnica vocale e di teoria musicale e di essere coinvolti anche nell'organizzazione attraverso gruppi di lavoro studentesco. Tutte queste attività vengono presentate al pubblico in quello che conoscete molto bene come evento ricorrente in questa città, Pavia Barocca, la rassegna internazionale di musica antica del collegio, riconosciuta quale membro di REMA IMN, il Réseau Européen de Musique Ancienne, European Early Music Network, che sarà ospite tra l'altro del Collegio Ghislieri alla fine del mese di novembre. Per aprire dunque degnamente la nostra cerimonia, chiedo all'alunno e maestro Giulio Prandi, direttore di Ghislieri Musica e di Ghislieri Choir and Consort, di raggiungermi sul palco con i suoi artisti. Maestro. Abbiamo scelto per stasera un brano d'apertura, un ouverture che hanno una connotazione particolare. Vuoi spiegarci per un istante il senso di questa scelta? Ma il senso è molto semplice, è anche un divertissement culturale, perché si vuole legare alla cerimonia innanzitutto attraverso un primo pezzo di Antonio Vivaldi, che non è, come le opere più famose del musicista veneziano, un pezzo per solista e orchestra, ma più appropriatamente per questa cerimonia è un pezzo corale per solo orchestra. Vivaldi, esponente del grande barocco italiano, che si contrappone anche qui in un passaggio di testimoni reale con Sammartini, che invece è esponente di una giovane generazione milanese che rompe completamente le tradizioni del barocco italiano e avvia la trasformazione verso il repertorio classico, ispirando tra le altre cose il grande sinfonismo di matrice haydniana, che parte, come pochi sanno, proprio da Milano. Quindi è un semplice passaggio di consegne anche in musica. Perfetto. Prego, maestro. Thank you.
Ghisleri Choir Concert Ensemble, l'ensemble residente che ci regala ogni istante delle emozioni grandiose e anche una grandiosa presenza del nostro collegio nel mondo. Ricordo le ultime tre incisioni fatte con Sony International, con Deutsche Harmonia Mundi, la musica sacra di Baldassarre Galuppi,
ve la dedico io, Gli Ommelli e Il Mattutino dei Morti di Davide Perez, che non aveva mai ricevuto, mi pare, una registrazione di questo livello. C'è poi una piccola novità, perché poi non li annunceremo più, arriveranno e faranno delle eruzioni sul palco per scatenare l'emozione musicale durante la rappresentazione. C'è poi una grossa novità, la rivista Amadeus, che tutti conoscete, celebra il suo 25ennale a dicembre. Lo vuole fare con un disco del Ghislieri Choir and Consort. Grazie. Non vi saluto definitivamente perché dobbiamo rivederci in altra occasione. Grazie ancora.